Ciao gemelli, come stai? Allora, vediamo qual è il messaggio per te. È un messaggio abbastanza sviluppato perché uso anche, oltre ai tarocchi, uso anche degli oracoli. Quindi andiamo a vedere un po', gemelli, che cosa le carte ti vogliono dire, ok? Vi ricordo sempre che è un interattivo, mi raccomando, quindi siccome ovviamente siete in tanti del segno dei gemelli, prendete solo ciò che vi risuona e nel caso non dovesse risuonarvi niente, va bene, cioè nel senso che può capitare, ok? Andiamo a vedere. Allora, io direi di partire subito con un arcano maggiore per dare proprio un'impronta alle energie, ok? Vediamo un po'. Vediamo quale arcano maggiore esce per voi. La giustizia. Beh, la giustizia può voler dire ha tanti significati. Un significato, ad esempio, è il ritrovamento anche di un equilibrio, ok? In una situazione oppure un equilibrio vostro. Oppure proprio la classica, proprio il classico significato della giustizia. Quindi una sorta di giustizia per voi in qualche situazione. Sia che sia causa legale o meno, non importa, però c'è una sorta di giustizia, o voi volete giustizia in qualche cosa, ok? Però parla anche di equilibrio. La giustizia è anche un arcano di equilibrio. Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere l'oracolo, un oracolo delle porte, vediamo quale esce. Vediamo la chiave. Allora, lo vado a leggere, insomma, a guardare e vediamo che cosa dice. Allora, la chiave. Eccola qua. Allora, ecco, vedete le parole chiave di questa carta della chiave. È la soluzione di un problema, quindi è una delle migliori del mazzo perché ci dice che il successo è finalmente alle porte e che finalmente abbiamo trovato gli strumenti per ottenere ciò che vogliamo, ok? E se per caso riguarda una situazione specifica, dice che la soluzione del problema sta per essere trovata. Ecco, vedete che qui la giustizia in questo caso assume quel significato che avevo detto, cioè giustizia per voi, nel senso che qui c'è la risoluzione di un problema, ok? La risoluzione di una situazione. Prendiamo adesso l'ultimo oracolo dalle Feminine Wisdom e vediamo. Allora, abbiamo spiritual sustenance, scusate il mio inglese, ebbe sostegno dall'alto, una fase critica sta passando. Direi che sono assolutamente in sincronia, quindi qui significa, gemelli, il messaggio è molto chiaro, che una fase critica sta passando. Trovate finalmente la soluzione a qualcosa e giustizia finalmente è fatta. Direi che proprio più in sincronia di così, gemelli, non si poteva avere. Adesso andiamo a vedere coi tarocchi se c'è un messaggio ulteriore, ok, oppure se è un messaggio che riguarda sempre, diciamo, questo sottofondo, che è comunque assolutamente molto
Bello, molto importante, perché qui proprio gemelli c'è la soluzione a qualcosa che ti ha un po' impensierito, perché comunque Ebe parla anche di un qualcosa di critico, di una situazione un po' critica che però sta passando, ok? E hai un sostegno dall'alto. La giustizia è anche giustizia divina, ok? Quindi veramente qui c'è una soluzione, c'è veramente la soluzione, mi verrebbe da dire, con la chiave. Allora, andiamo a vedere. Il cavaliere di bastoni. Il cavaliere di bastoni è un'energia proprio di soluzioni, di azione, di determinazione, ma potrebbe essere anche qualcuno che arriva in vostro aiuto, ok? E proprio per trovare, risolvere questa situazione, insomma. Lo mettiamo qui. Allora, andiamo a vedere, prendiamo i primi tre. Abbiamo l'appeso, la forza e il 4 di spade. Vedete che c'è proprio qui l'attesa e proprio la grande volontà, la grande proprio forza, no, di risolvere questa cosa. E poi c'è finalmente il 4 di spade, anche una carta di rilascio, di guarigione, di dire finalmente mi posso proprio lasciare andare, no? Posso rilassarmi, fra virgolette. Andiamo a vedere altri tre. Bello, gemelli, bella questa cosa, questo messaggio. Allora, vediamo un po'. Cavaliere di spade, 7 di bastoni. Scusate, questo è Salomone. E regina di spade. Sì, allora, insomma, si vede che è un qualcosa di combattuto, è un qualcosa che vi sta facendo un po' penare, però la soluzione arriva. La soluzione arriva, e arriva anche grazie alla vostra determinazione, anche grazie al fatto che comunque rimanete fermi sulle vostre posizioni, ok? E questo è importante. Questo è importante. Però la soluzione sta arrivando. La soluzione di questo problema, di questa situazione, insomma, poi ognuno sa eventualmente di cosa parlo. Sta arrivando e ripeto, potrebbe essere effettivamente, ci potrebbe essere veramente qualcuno che viene in vostro aiuto, anche in maniera inaspettata, un aiuto inaspettato potrebbe essere, però per alcuni c'è proprio un aiuto dall'esterno, ok? Però fondamentalmente qui c'è proprio la risoluzione di questo problema. E con questo cavaliere di spade potrebbe essere anche veloce, potrebbe avvenire proprio in breve tempo, ok? Però sicuramente, insomma, è un qualcosa che vi ha fatto un po' stringere i denti, mettiamola così, gemelli. Tutto è bene, però quello che finisce bene. Allora, gemelli, io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!